Benvenuti ragazzi alla 18ª puntata. Come potete vedere, il mio raffreddore è migliorato, per fortuna. Per cui riuscirò a parlare quasi normalmente durante questa puntata e le prossime, sperando non torni. E è un piacere continuare questa partita anche perché abbiamo appena trovato il mondo dei Cybrex, il Cybrex Alpha, ed è o sarà presto nostro. Non che sia facile in realtà ricostruire un ring Construction section, ci sono complete. bisogno, c'è bisogno di un bel po' di Unity, però insomma ci proveremo. Ora, quello che mi preme questa volta in realtà è iniziare a sistemare un po' i mondi che abbiamo preso, perché fino a Skerin, cioè i primi qua, nessun problema. New Beginning l'abbiamo fondato noi, però ci Science sono Division Skerin, report success. Spirian, Sbakri e Kovrakok, che sono problematici a dir poco. Intanto abbiamo anche fatto le battleship. Voglio continuare ad andare Construction avanti complete. con le tecnologie per migliorare le navi, mentre abbiamo bisogno di rafforzare, secondo me, gli energy credit, mentre i minerali siamo a posto. Poi guardate che depositi che ci sono qua. Quindi voglio proseguire a colonizzare questa zona dello spazio andando principalmente a prediligere questi tre mondi qua, per esempio, e forse anche questi, in modo da aumentare la produzione di energia. Non so ancora se avanzare o meno qui. Sono anche bassini di influenza, essere sincero. Però d'altro canto li voglio sottrarre ai Great Dis, anche perché mancherà veramente poco, secondo me, al fatto che rompano i rapporti. Cos'altro fare eventualmente? Se voglio rafforzare la produttività, Construction forse complete. questo è il primo da fare, con 8 di energia sicuramente. Questi bisogna aumentarli. Li rallentiamo. Cos'è che faceva già questa zona? Disengaging chance of action più 50, emergency jump cooldown meno 20, meno 50. Quindi quasi quasi, invece di fare questo, però li metteremo veramente in. Ma sì, li intrappoliamo. Fare quello invece proprio. E inizierei a spostare questa invece cassa uomini, che tanto non ci sta. Lo sposterei sul back proprio. Sul back. Iniziamo a spostare. Poi andiamo nel ship designer. Intanto eliminiamo questa che non ci Ship interessa. refitted. E possiamo fare una nuova battleship che chiamerei Atena. Ok, fatta, questa la eliminiamo. Atena, voglio darle questo tipo di loadout. Teniamo più o meno quelli che ci sono fatti. Più fire rate più 10%, chance to hit più. Sì, la facciamo più potente a colpire. Mi sembra una buona idea. E le mettiamo anche l'auto-upgrade. E direi che va aggiunta a entrambi i nostri schieramenti, le nostre flotte. Perfetto. Construction complete. Questa è Jaquitum. Facciamogli danno, tanto dovranno passare per forza e dovranno andare qua ad Alpha Idri. Quindi a Alpha Idri in realtà voglio dare tutte le difese possibili. A Sulbak la voglio upgradare e dare tutte le difese possibili, quindi 1, 2 e poi lo voglio anche qua a Zamatundi, ovviamente. Tanto aumentiamo in questa fase di programmazione. Construction complete. E a Sol,
perché anche Sol se lo devono assolutamente sudare. Perfetto. Qua intanto vai a fare pure questo. Perfetto, queste le sono fatte. Construction complete. Aspettiamo ancora un mese, facciamo anche questa. Ministro Culture, sì, decisamente. E lo dobbiamo anche più o meno costruire. Eclist. Dopo andiamo a vedere Construction dove. complete. E poi iniziamo a spostare la popolazione dei pianeti, come dicevo all'inizio della puntata. Perché quello di cui ho Construction paura è che. complete. Guardate qua intanto come va giù. Construction complete. Abbiamo bisogno di controllare meglio. Di controllare meglio i pianeti che abbiamo conquistato. Partiamo allora da quello più in alto, da questo. Io no, con il resetto. Ah, innanzitutto, loro si possono. Possono riprodursi. Per ora li teniamo. Vediamo se riusciamo a farlo senza dover farli diventare ancora più scontenti, perché altrimenti può diventare veramente terribile. L'alternativa sarebbe quella magari di togliere la schiavitù, ma credo che sia impossibile per via de human superiority. Esatto. Nox in Union full citizenship. Cold War exclusivity. Use of humans and their slave. Ok. Certain dominance. Potremmo, perché se riuscissimo a fare Freedom Movement, ridurre la nappiness del Democratic Group potrebbe essere una cosa, eh? È un tentativo, voglio vedere se è fattibile. Allora, Plants and Sectors. No, voglio andare in Species. Setrites. Residence. Anche questo Setrite Residence. Aspactri away from this planet. Perché? Ah, perché è uno dei Core Worlds. Dov'è Aspactri? Dov'è? Sì. Mentre. Ah, e sono tutti e due. E anche qua se ne devono andare. Quale potrebbe essere? Migration controls. Rent moving freely between worlds. Però aspetta, erano gli editti, vero? Policy Statics. Potremmo cambiarlo. Resentment allowed, ok. Land appropriation allowed. First contact closed. Ci dovrebbe essere una per Core Worlds Populations. All species, yes. Questo dovrebbe. Dovrebbe prevenire. No, sono molto, 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 molto incazzati. Vediamo però. Democratic Group. Free movement. Ok, possiamo fare policy dance. Free movement. Non è un problema. Dovrebbe essere qua da qualche parte.
segment prohibited, via. Poi andiamo in species, set rights, migration controls, no migration controls, set rights, no migration controls, equalization forbidden. Vediamo se questo potrebbe già migliorare la cosa. Perfetto. Star Wars Defense. Unrestricted Wars. Questi sono gli isolazionisti. Il problema è che qua Martial Law c'è già, ma non ci posso fare molto. Però questo potrebbe cambiare in meglio per sempre il nostro impero. Cioè stiamo diventando da una piccola nazione xenofoba a un impero multietnico. Construction complete. Che è effettivamente qualcosa che potrebbe essere a lungo termine molto interessante. Intanto guardate gli effetti sull'economia, si sono già fatti sentire. Naval capacity più 30, perfetto, decisamente. Kerbal, che è un tributo al famoso gioco Kerbal, che c'è anche su Steam. Io non ho mai giocato. Se l'avete giocato scrivetemi nei commenti, è un gioco che mi ha sempre affascinato. Come si chiama? Kerbal Space Company o qualcosa del genere. Intanto, qua, le cose si stanno mettendo più o meno per il meglio. E abbiamo sempre un'ottima produzione di minerali, cosa che non mi dispiace. Allora, basics... Oh, ecco perché. Species, ma... Allora, set rights, living standards, decent living standards. Living standards, decent living standards, ok, military service, va bene, cosa c'è, right, sì, continuiamo a farlo, migration control, no migration control, quindi queste tre razze le abbiamo rese, diciamo, più moderatamente meglio inserite. Vediamo cos'ha. Residence, quindi meno 5, planeti abitabili meno 2, happiness e il massimo è 45. Sì, doniamo. Dovremmo avere da qualche parte, spero, posto per... Direi di farlo qua. Va bene qua, sì, replace con il Ministry of Culture. Oltretutto 10 di unity. Come stiamo andando qua intanto? Democratic Group e Xenocompassion Group hanno smesso di essere ostili. Questo dovrebbe renderci tutto molto più facile. Gli spiritualisti no, cioè non posso tenermi buono proprio tutti, cioè è impossibile, non mi piace neanche poi come cosa. Construction complete. Perfetto. Science division report success. Ottimo, siamo andati avanti anche con le armature. Andrei di... Gauss Cannon, quasi quasi. E li iniziamo a tirare su tutti. Questo cos'è? Ah, decisamente. Tu hai bisogno di roba.
Ships refitted. Ok. E direi che è anche venuto il momento di richiamare qualcuno qua. Chi prendiamo? Construction complete. Direi uno di questi due. Lui che è più giovane. Ottimo. Construction complete. E abbiamo aumentato di parecchio il nostro output anche di scienza, immagino. Perché tutti questi pianeti adesso stanno iniziando a dare i loro frutti. Unrest è calato tantissimo, quindi non abbiamo più bisogno di portare avanti la Martial Law, o forse sia Net Pop. Senza Martial Law questi due potrebbero essere messi male, ma il resto invece sembra tenere molto bene. Ne sono contento. Allora a questo punto direi che è venuto il momento di prendere gli outpost che possiamo. Quindi questo e qua vedremo. Però voglio fare anche quello, voglio concludere qua e iniziare a prendere quello. Quindi questi qua che hanno fatto tutto, iniziamo a muoverli qui, per esempio. E poi andiamo a prendere anche questi. Ottimo! Sta andando benone rispetto alle aspettative. Cos'altro possiamo fare? Ora che abbiamo risistemato l'economia e la nostra società, come era necessario fare? Questo per esempio non serve più. Replace. Construction complete. Esatto, togliamo quello perché non serve più. Non abbiamo più schiavi in teoria. Anzi, senza in teoria. Anche qua. Replace. Li mettiamo gli scudi, così rendiamo più difficile il confine da gestire. Questo lo togliamo e metteremo Gin Clinic. Oppure Construction complete. Ma un Gin Clinic, sì. Sommato non fa male. Non so se sentite qualcuno che sta sgommando qua fuori con la moto, terrificante. Ma vedete che Martial Law se ne vanno. Sì, possiamo permetterci di aumentare il deal. Questo va tutto bene. Lo dicevamo qua a Bellezir. Abbiamo qualcosa da togliere? Sì, abbiamo quello da togliere. Rendiamo più difficile entrare nel nostro territorio per i nemici. Direi che male non fa. E l'abbiamo fatto senza bagno di sangue. Ok. Ok, quindi lo stiamo rimpiazzando già. Vedete come qua stanno già aumentando. Perfetto. Non saranno la popolazione più felice del mondo, ma poteva andare molto peggio. Quindi, mining stations. Oh, come mai? Science Division report success. Che è successo qua? Facciamo una Martial Law allora. Vediamo cosa possiamo fare. Shield Capacitor potrebbe essere una ottima idea. A proposito, come siamo messi rispetto ai nostri rivali? Siamo ancora nella stessa posizione. Andiamo assolutamente a far quella e a quel punto facciamo anche questa. Abbiamo concluso questa zona qua. E qui sì, sarebbe il caso di arrivare proprio all'EMSA, riuscendoci. Non sarebbe male. Mining stations non abbiamo
Ah, lo sta già facendo. Dicevo, come non abbiamo risorse? Abbiamo 6.000 minerali. Una marea di roba. No, no, ce l'abbiamo le risorse, solo che gli avevo già dato l'ordine, quindi non lo può fare due volte. Ships refitted. Perfetto, e qua siamo arrivati al massimo. Ships refitted. Direi che le flotte sono messe come devono essere messe. Perché sei allo Zavata tu? No, no, no. Aksubak devi essere. Ah, perché è andato a fare refitting. Ecco perché. Vedete, quando la flotta in volo è attiva, cala di ben 30. Oh, the Drums of War. I nostri nemici sono. Allora, vi raccontavo dall'inizio che i Marauder possono essere riuniti da un Gran Khan che li può far diventare un impero moderno. È un po' pericoloso per noi per questa zona qua, ma è molto pericoloso, centinaia di volte più pericoloso per i nostri nemici, per Greydis Hierarchy, perché ce li hanno qui, diretto nel fianco. Quindi Suv Sikor, Great Khan, Zitorian Horde. A new age is upon us. Quindi vogliono dire: siamo il nuovo che arriva, il nuovo che avanza. Parole di altri, ma. Quindi praticamente ora vogliono Science Division conquistare report success. tutto. Tutto. Tutto il possibile. Tutto. Io non aspettavo altro. In realtà siamo messi relativamente bene dal punto di vista economico, molto bene dal punto di vista militare, nel senso che più di così non possiamo fare. E a questo punto, ragazzi, io approfitterei di questo, e sarà l'ultimo atto della partita di oggi, dopo aver controllato di avere tutte le difese ai posti giusti. Direi che anche se sono in costruzione, lì ce l'abbiamo. Dopo aver mandato le nostre flotte. Ah no, non possiamo ancora upgradarle. Però possiamo fare una modifica da fleet, da ship manager. Cancelliamo queste cose che poppano perché abbiamo già fatto i nostri modelli e non abbiamo bisogno di nient'altro. Però potrebbe essere un'idea di mettere gli shield capacitor alle corvette, o forse no, forse potremmo farle alle cruiser in modo che durino di più. Sì, mi sembra una buona idea. Quindi possiamo cambiare questi. Ships refitted. Però, Ships refitted. come ultimo atto, Break Defensive Pact. Adesso non so se abbiamo una tregua. Sì, fino al 2392 per 10 anni. E direi che a questo punto aspettiamo che loro vengano messi sotto stress da Zitorian Horde, se anche quella si espande alle nostre spese, non è niente di cui dobbiamo particolarmente preoccuparci, perché si espanderanno ma poi si frattureranno a un certo punto, e mentre loro sono occupati, noi andiamo a piazzare dei claim. Dove li piazziamo? Ovviamente dove ci interessano, quindi questi due, questo, in modo da avere da chiudere la nostra difesa. Questi due. Ah, però non posso. Però, per ora questo. Io vi ringrazio per avermi seguito in questa puntata. Se avete domande o dei commenti, per favore scrivetelo nei commenti e tenterò di rispondervi a stretto giro. Iscrivetevi al canale, mettete anche quella dannatissima campanella perché attiva che è sotto il video, perché altrimenti non riceverete tutte le notifiche.
per quando arrivano i video di questa serie. E statemi bene, la prossima volta direi che si può iniziare con la Gran Guerra. Ciao ciao!